Al via i test salivari molecolari nelle scuole Sentinella della provincia di Ragusa. 325 gli studenti interessati. Oggi intanto 15 positivi in meno, ma purtroppo un altro decesso. Due giovani modicani sorpresi dai carabinieri con in auto diversi grammi di hashish pronti per essere venduti al dettaglio e insospettire i militari l'atteggiamento del conducente. Record di richieste per la refezione scolastica a Ragusa che mandano il sistema in tilt. In molti non hanno potuto presentare domanda, ma l'amministrazione rassicura. Giornata clou ieri per le giornate dedicate al ricordo di San Francesco d'Assisi. Ieri nel convento dei frati minori cappuccini di Modica l'accensione della tradizionale lampada votiva. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione, il TG74, come sentito dai titoli che oggi apriamo con i dati aggiornati riguardo i contagi da coronavirus che continuano a scendere, ma purtroppo anche un altro decesso, un uomo di 53 anni di Vittoria non vaccinato, morto in terapia intensiva. Intanto al via da oggi test salivari molecolari all'interno di alcuni istituti scolastici, si tratta delle cosiddette scuole sentinella, sentite. Scende ancora di 15 il numero delle persone positive in provincia di Ragusa, oggi 487 contro le 502 di ieri, ma purtroppo ancora un decesso. Si tratta di un vittoriese di 53 anni non vaccinato e morto in terapia intensiva. Si alleggerisce anche la pressione ospedaliera con 24 ricoveri attuali contro i 30 di ieri, 444 invece le persone in isolamento domiciliare e così distribuite nei vari comuni Blei, 16 si trovano ad Acate, 3 a Chiaramonte, 47 a Comiso, Gioratana rimane comune Covid free, 18 ad Ispica, 49 a Modica, Monterosso comune Covid free, 18 a Pozzallo, 119 a Ragusa, 18 a Santa Croce, 49 a Scicli, situazione invariata a Vittoria, oggi sempre 107 positivi in isolamento. Prosegue intanto la vaccinazione di prossimità che sta registrando un significativo successo di partecipazione. In provincia raggiunto il 75% della popolazione completamente immunizzata, mentre l'84% ha ricevuto almeno la prima dose. Novità di oggi, l'avvio delle prenotazioni per la terza dose per tutti gli over 80. Chi invece rientra in categorie cosiddette fragili potrà vaccinarsi anche a domicilio. Dose booster, ovvero una somministrazione di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario per i soggetti over 80, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. Per loro è già possibile ricevere la cosiddetta dose booster presentandosi spontaneamente nei punti vaccinali anche senza prenotazione. Al via da oggi invece i test salivari molecolari nelle scuole Sentinella della provincia di Ragusa. 325 gli studenti interessati tra i 12 e i 19 anni appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'organizzazione del monitoraggio è stata affidata ai distretti sanitari di Ragusa, Modica e Vittoria che si sono avvalsi del contributo delle USCA scolastiche che effettueranno la somministrazione dei tamponi e successivamente il trasferimento dei tamponi salivari campioni al laboratorio per l'esame diagnostico. Un ruolo importante è stato svolto dall'Ufficio Scolastico Provinciale che ha fornito gli elenchi delle scuole sentinelle selezionate per il campionamento. A livello regionale, nella giornata di ieri, sono stati 183 i nuovi positivi totali al Covid. L'incidenza quindi ha registrato un calo dell'1,6% rispetto al 3,5% del giorno prima e l'isola scende al terzo posto per nuovi contagi giornalieri. Sul fronte del contagio nelle province a preoccupare maggiormente è invece quella di Catania, seguita da Siracusa e Palermo. Ragusa si trova in penultima posizione. Sempre a livello regionale, ma per quanto riguarda le vaccinazioni, la Sicilia si trova al 72% della popolazione immunizzata, mentre la media nazionale è già ben oltre l'80% ad esclusione della Calabria. Contrariamente a quanto accade nel resto della penisola, infine, sull'isola sono soprattutto i giovani a sottrarsi alla chiamata. Solo il 53% dei 12-19enni che ha ultimato il ciclo. E ora la politica regionale. Incontro risolutore e proficuo ieri tra il segretario regionale della Lega Nino Minardo e il governatore Musumeci, ribadita la stima reciproca e la massima collaborazione per il bene della Sicilia e dei siciliani. Si è discusso anche di temi importanti che saranno presto approfonditi.
Un incontro risolutore all'insegna del dialogo e dei progetti futuri, sempre nella piena collaborazione con il governo regionale. La Lega Sicilia ha infatti ribadito ieri al presidente della regione siciliana Nello Musumeci la propria lealtà fino al termine della legislatura. Il tutto anche per ricucire presunti strappi politici dovuti alle recenti dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, che una settimana fa indicò il segretario regionale Nino Minardo quale possibile candidato a governatore della Sicilia. Ed è stato lo stesso Minardo ieri a ricordare a Musumeci che i rapporti di stima reciproca non sono in discussione. I margini per dare un colpo di reni e fare di più e meglio in quest'ultimo anno ci sono tutti. Attualmente, ha affermato Minardo, bisogna solo lavorare insieme per il bene della Sicilia e dei siciliani. Per questo l'incontro di ieri non sarà l'ultimo, ma ne seguirà un altro nei prossimi giorni tra una delegazione del gruppo della Lega Siciliana all'ARS e il governatore Musumeci per approfondire i temi già analizzati in precedenza. Mi riferisco intanto, continua il segretario regionale della Lega, al piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui la regione siciliana deve profondere il massimo sforzo affinché le ricadute della porzione di risorse destinata alla nostra isola siano immediate e positive. L'atteggiamento ostile del ministro dell'agricoltura Stefano Puntanelli emerso nelle ultime ore va superato con un lavoro politico e a ogni livello, e su questo io e Musumeci, aggiunge Minardo, siamo in piena sintonia. Serve ovviamente un maggiore coinvolgimento dei partiti che sostengono la maggioranza. Poi c'è il comune auspicio che quest'anno la legge di bilancio venga approvata dall'assemblea regionale in tempi ragionevoli e senza finire con le solite proroghe di esercizio provvisorio. Anche questo sarebbe un bel segnale di vitalità per la coalizione. Gli altri temi di discussione sono stati quello del superamento della perenne emergenza di rifiuti in Sicilia, e ho ricordato, aggiunge Minardo, quanto la Lega abbia fatto per avere finalmente un bando di gara per la costruzione dei termovalorizzatori e quanto ancora faremo affinché gli impianti vengano costruiti e siano funzionanti. La ripresa al 100% delle attività produttive, che dovremmo garantire al meglio dalla prossima settimana, quando, a meno di spiacevoli sorprese che non mi sento di escludere, la nostra regione finalmente tornerà in zona bianca. Le nuove strategie per la destagionalizzazione del turismo, uno dei comparti che più ha sofferto per la pandemia, ma che al tempo stesso può garantire il futuro e il lavoro e benessere per la Sicilia. E infine la riforma consorzi di bonifica, che in questa legislatura deve essere completata in maniera da dare garanzie e stimoli autentici ai lavoratori. Da parte mia, conclude Minardo, auguro buon lavoro a tutti, sempre e comunque nell'interesse della Sicilia e dei siciliani. E adesso la cronaca, con l'arresto da parte dei carabinieri di Modica di due giovani sorpresi in auto con diversi grammi di hashish. L'operazione è nata durante un normale posto di blocco e a insospettire i militari l'atteggiamento del conducente. Sentite. Prosegue incessante l'azione dei militari dell'Arma dei Carabinieri di Modica, costantemente impegnati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Modica, coadiuvati dai militari della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento di Palermo, nel corso di un servizio di prevenzione generale hanno fermato un'utilitaria con alla guida PC di 23 anni e al lato passeggero VP di 31 anni, entrambi residenti a Modica, già noti agli uffici e con precedenti specifici. I militari, insospettiti dell'atteggiamento equivoco del conducente ed alcune manovre elusive poste in essere dallo stesso, hanno proceduto a fermare il veicolo, sottoponendo i soggetti a perquisizione personale e veicolare, che immediatamente ha dato esito positivo. Rinvenuti infatti ben occultati all'interno dell'autovettura complessivamente oltre 170 grammi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione elettronico e la somma di 300 euro in contanti ritenuta provento di spaccio. Quanto trovato è stato subito sequestrato e la sostanza stupefacente, previa campionatura, inviata al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito. I due sono stati inoltre dichiarati in stato di arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, ristretti in regime degli arresti domiciliari. Tale arresto segue quello delle scorse ore, sempre per droga, ma avvenuto a Scicli, dove quattro giovani sono stati sorpresi dai militari mentre confezionavano di notte hashish all'interno di un garage nel centro cittadino. In quella occasione i carabinieri erano riusciti a mettere le mani su mezzo chilo di droga, togliendola di fatto dal commercio in piazza.
La polizia incontra gli studenti nelle scuole di Ragusa per trattare la delicata questione della sicurezza in rete. Obiettivo: fornire a tutti i piccoli gli strumenti per difendersi dalle insidie del mondo del web. La polizia incontra gli studenti di alcune scuole di Ragusa per portare in classe importanti tematiche come la sicurezza online. Un'iniziativa voluta dal Ministero dell'Istruzione e dalle forze dell'ordine, anche perché la pandemia ha avvicinato ulteriormente i ragazzi, e tra questi anche quelli più giovani, all'uso costante di PC ed internet, esponendoli chiaramente di più ai pericoli insiti nel mondo del web. Saranno distribuite nelle scuole volumi appositamente creati per guidare bimbi e famiglie nella navigazione sicura sul web. Le scuole ricadono nel territorio di Catania, Ragusa, Messina e Siracusa. A Ragusa ha scelto l'istituto Vannantò e Crispi. Durante la distribuzione dei volumi, la polizia interverrà in dibattito con i più piccoli per spiegare come affrontare e gestire social network e come approcciarsi alle insidie che purtroppo il mondo digitale ha portato. I protagonisti del libro, appositamente creato, sono nonno Agenore e i suoi due nipotini, Davide e Matilde, che in occasione del compleanno del nonno compiono un viaggio attraverso i quattro regni di Interland alla ricerca di un regalo nascosto. Nel corso del viaggio i protagonisti dovranno affrontare alcune sfide. Queste sfide altro non sono che quelle realmente affrontate da tutti durante la navigazione, come ad esempio la questione della privacy, gli haters, cyberbullismo e caricamento di contenuti inappropriati o violazione dell'account dei social network. I bimbi sono attratti da internet, spiega la polizia, per la presenza dei giochi online o di video divertenti, e per questo si inseriscono anche nei social network. Tende inoltre ad abbassarsi sempre di più l'età degli internauti. Il fenomeno preoccupa chiaramente i genitori, che in alcuni casi non sanno come ben gestire la situazione. Tanti sono comunque i meccanismi di controllo della navigazione o dei dispositivi impiegati, che permettono comunque al genitore di monitorare, e anche questo è l'impegno preso dall'iniziativa: rendere dotti anche i grandi, tramite il volume distribuito alle famiglie, sugli strumenti digitali disponibili per gestire in serenità il rapporto con il web e i figli. Ed ancora a scuola, ma adesso ci occupiamo di refezione scolastica già iniziata quasi ovunque. A Ragusa però l'elevatissimo numero di richieste ha mandato i sistemi in tilt, preoccupando le tante famiglie che non hanno potuto completare così la procedura per il buono pasto. A tal proposito è intervenuto recentemente l'assessore Giovanni Iacono, che rassicura. Richieste record per il servizio di refezione scolastica che a Ragusa hanno mandato in tilt l'intero sistema telematico che gestisce le varie istanze provenienti dalle famiglie. Disagi di servizi che hanno fatto iniziare, certamente non nel migliore dei modi, un servizio tanto ben presentato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale e ricco di importanti novità, come l'introduzione del plastic free e la solidarietà con la donazione dei pasti anche alle famiglie più bisognose. Su tali disguidi telematici è recentemente però intervenuto l'assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono, che ha affermato: disguidi e ritardi purtroppo si sono verificati nei giorni scorsi, anche se in misura bassa in rapporto al numero record di istanze raggiunto quest'anno. Problemi dovuti principalmente all'intasamento del sistema di elaborazione delle numerosissime richieste pervenute. Ad ogni bambino presente a scuola sarà in ogni caso garantita la fruizione del pasto, anche se la relativa istanza non risulta completata o regolarizzata. Tale decisione assunta anche grazie alla disponibilità e collaborazione della ditta che gestisce il servizio è stata adottata al fine di evitare disagi ai piccoli utenti e alle loro famiglie, oltre che evitare assembramenti da parte degli utenti negli uffici comunali per la presentazione dell'istanza e l'attribuzione della fascia di contribuzione al costo del pasto. Le famiglie pertanto potranno completare l'iscrizione al servizio di refezione o regolarizzarla con calma anche nei giorni successivi, senza che ciò pregiudichi la fruizione del pasto da parte del bambino né l'applicazione di un costo aggiuntivo. Per favorire gli utenti, continua Iacono, gli uffici rimarranno aperti tutti i giorni della settimana in corso, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. La procedura dell'istruttoria delle domande di refezione scolastica attualmente vigente, afferma ancora l'assessore di competenza,
considerato l'aumento dei richiedenti che ogni anno si registra grazie anche alla crescente qualità del servizio stesso, non sarà più adottata il prossimo anno. La stessa sarà quindi semplificata e si svilupperà in maniera più semplice e innovativa anche in termini di tecnologie al fine di evitare disguidi, consentendo in tal modo di iniziare il servizio di refezione dal primo giorno in maniera completa. Ridurre drasticamente la plastica dalla produzione. Una direttiva europea ben accolta anche dalla provincia di Ragusa. A intervenire adesso però è Confcommercio, che pur elencando tutti i vantaggi del plastic free aggiunge che la sua attuazione non potrà essere così imminente. Si lavora a Ragusa per attuare la direttiva dell'Unione Europea che impone la riduzione della plastica da utilizzare nei processi produttivi. La direttiva è già stata recepita dalla Confcommercio che, pur riconoscendo l'importanza della riduzione della plastica a favore dell'ambiente, fa presente che occorre dare tempo alle imprese e guidarle per permettere un reinvestimento ottimale. Le aziende dovranno adeguarsi ricorrendo sempre di più a materiale biodegradabile e compostabile. Un passo importante per le aziende del nostro territorio, serve tuttavia più tempo alle imprese per orientare la propria produzione, commenta così il presidente provinciale di Confcommercio Gianluca Manenti la direttiva europea. Ritengo tuttavia che l'applicazione della norma dovrebbe derogare alcune tipologie di prodotti alimentari, ciò perché, spiega Manenti, queste necessitano di importanti garanzie di conservazione e di igiene. Chiedo anche per questo un chiarimento sull'entrata in vigore del provvedimento, anche per avere certezza sul periodo utile allo smaltimento delle scorte. Permanenti sono tutti i dettagli che necessitano urgentemente di chiarimenti, dato che questo è un periodo tra l'altro cruciale per le imprese che finalmente possono ripartire e tornare a reinvestire. Altra questione e richiesta affrontata dal presidente provinciale di Confcommercio è quella relativa alle sanzioni che dovrebbero essere sospese per tutti i prodotti che non hanno ancora trovato un sostituto alla plastica. Altra azione a favore delle imprese potrebbe essere quella di non sanzionare le imprese che hanno già immesso nel mercato il loro prodotto. In altre parole, Manenti chiede aiuto e sostegno proprio per aiutare le imprese orientandole verso una produzione che guarda alla sostenibilità, un processo che richiede tempo e che senza gli aiuti dello Stato tarderà ad arrivare. Concluse le giornate dedicate al ricordo di San Francesco, i frati minori cappuccini di Modica hanno come da tradizione commemorato il santo patrono d'Italia con momenti di preghiere e di riflessione fino alla festa finale di ieri sera e l'accensione della lampada votiva. Guardate. Quattro giorni di preghiere, riflessioni, letture, ma anche momenti di festa, tutto per ricordare San Francesco d'Assisi. Ieri, all'interno del convento Frati Minori Cappuccini di Modica, la giornata conclusiva con momenti di aggregazione e gioia. Una festa liturgica iniziata alle 7 del mattino con la celebrazione eucaristica e conclusa la sera, quando alle 20:30 è stata accesa come da tradizione la lampada votiva da parte del primo cittadino Ignazio Abate, lo stesso che a seguire ha anche pregato per l'affidamento della città al santo. Quest'anno momenti anche per ricordare gli 800 anni della regola non bollata, una regola che nel 1221 metteva per iscritto quello che era la vita dei primi frati e di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. E anche quest'anno abbiamo concluso con i festeggiamenti di San Francesco, una bellissima giornata all'insegna della lode, del ringraziamento al Signore per il grande dono di Francesco fatto alla sua Chiesa e di Francesco fatto all'umanità intera. E sì, perché Francesco è un grande dono, lo è stato per il suo tempo e lo è anche oggi per tutti noi. Da questa mattina tanti fedeli che sono venuti a rendere omaggio a Francesco, a partecipare alle celebrazioni eucaristiche già da questa mattina alle 7 del mattino, una grande partecipazione. Anche nel pomeriggio tanti fedeli hanno reso grazie al Signore per il dono di Francesco, ma soprattutto hanno voluto affidare a Francesco le loro preghiere perché il santo patrono d'Italia possa intercedere presso il Signore per loro.
Grande festa anche nell'ultima celebrazione delle 20:30, dove abbiamo avuto anche la gioia di avere con noi il signor Sindaco, che come ogni anno, ormai da tradizione, accende la lampada votiva al nome di tutta la città di Modica. È un momento molto suggestivo e importante in cui il Sindaco affida a Francesco di Assisi tutti i cittadini di Modica, ed è molto bello sapere che per tutto quest'anno una lampada arde ai piedi di Francesco per ricordare a Francesco che si prenda cura di noi, ma a noi di affidare a Francesco le nostre preghiere e i nostri bisogni. La Fraternità dei Frati Cappuccini di Modica ringrazia tutti coloro che veramente oggi hanno fatto festa insieme a noi e hanno reso molto più bella questa giornata. Anche quest'anno abbiamo affidato la nostra città con l'accensione della fiaccola a San Francesco, il nostro patrone e padrone della nostra Italia. Lo ricordiamo sempre con grande emozione e con grande devozione, quindi un momento importante che viene custodito dai nostri frati e un momento anche di ricordo, di unirci, perché anche per gli esempi e per quello che è stato l'insegnamento di San Francesco per tutti noi. Quindi un momento importante che ormai da anni lo portiamo avanti, un momento in cui la città si unisce sotto quelle che sono state le indicazioni e gli insegnamenti di San Francesco. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.